Nel derby d'alta quota della 12ª giornata del campionato di Serie D, il Pineto pareggia per 1-1 tra le Muramiche contro l'Avezzano. Dopo un primo tempo a reti inviolate, nella ripresa Dos Santos rompe gli equilibri. I rivieraschi non ci stanno e pareggiano con un calcio di rigore realizzato da Mininkleri e procurato da Giambè. Calcio d'inizio per gli ospiti, la partita incomincia con un brivido. Zanon per Sissé che scavalca Mercorelli in uscita. Monumentale Lucarini sulla linea. Avezzano pimpante nelle fasi iniziali. Pineto più calmo e freddo. Alla mezz'ora si affacciano i biancazzurri. Azione insistita in area di rigore. Mininkleri prova a concludere, ma viene ostacolato da Scatozza. Per il direttore di gara, semplice corner. Match stantio con i rivieraschi che manovrano il pallone. I marsicani che provano in ripartenza a beffare la difesa di casa. Nel recupero ci prova Traini, murato dalla retroguardia avezzanese. Nella ripresa il match vede il Pineto sempre al comando delle operazioni. Al quarto d'ora cross di Losicco, Maio in corna, ma Coco bravo blocca. Sempre l'11 del presidente dottor Silvio Brocco spinge Domizzi Pennella, incornata di Mininkleri, ma Coco ancora una volta con un colpo di reni salva. Sul proseguo dell'azione è Maio nuovamente di testa a cercare la rete. Il derby si sblocca alla mezz'ora, erroraccio di Lucarini, Dos Santos rapace non si fa pregare e beffa in buca d'angolo Mercorelli incolpevole. Il Pineto prova a cercare l'1-1, ma l'Avezzano è bravo a chiudere tutti gli spazi. A un giro di lancette dal termine, Giambè sfonda la linea difensiva avversaria e guadagna un preziosissimo calcio di rigore. Dagli 11 metri, Mininkleri non sbaglia, impatta il derby. Nei 6 minuti di recupero non succede più nulla. 1-1 tra Pineto e Avezzano. Non proprio solo pronto nelle ripartenze, sapevo benissimo che la difesa del Pineto è una difesa molto strutturata, molto fisica, e avevamo preparato un uno contro uno con Cissé, dove io penso che il primo tempo in un'occasione siamo stati soltanto noi pericolosi per andare in vantaggio, in un primo tempo equilibratissimo. Il secondo tempo abbiamo concesso il pallino del gioco al Pineto senza mai farlo tirare in porta, eccetto una palla in mischia dove il mio portiere ha fatto un grande miracolo, ma parliamo di una palla sporca. E è chiaro che poi passati in vantaggio difficilmente fai gol alla mia squadra, perché è una squadra che lavora benissimo a livello tattico. Chiaro l'episodio del calcio di rigore, io non lo commento, pazienza, è andata così. Ripeto, per noi era importante venire a Pineto e dimostrare che siamo una grande squadra, venire a Pineto e dimostrare che stiamo facendo un grandissimo lavoro, siamo una neopromossa anche se ci chiamiamo Avezzano, e cerchiamo di onorare ogni volta che andiamo in campo questi colori e questa società blasonata. E siamo, il nostro obiettivo è quello della salvezza e non siamo mai scesi sotto la quota playoff in questi 12 giornate, questo ci fa enormemente piacere, però ripeto, sì, ci rimane l'amaro in bocca, ma essere usciti con punti da Pineto e con una prestazione importante ci dà motivo di vanto. Un pareggio importante che accettiamo volentieri, perché interessava la prestazione della squadra. Secondo me la prestazione è stata una delle migliori come qualità di gioco. Abbiamo gestito la palla spostandola bene, e non era facile perché l'Avezzano stava tutti, diciamo, sotto la linea della palla, e sembrava soprattutto nel secondo tempo che potessimo sbloccare il risultato da un momento all'altro. Poi abbiamo commesso un errore imperdonabile e a quel punto la squadra ha avuto una grande reazione, un grande carattere e ha pareggiato la partita. Quindi un risultato, un pareggio che per il volume di gioco ci va stretto, però lo accettiamo e vale come una vittoria, perché la prestazione è stata una prestazione da vittoria. Sì, beh, è chiaro, la lettura del secondo tempo è questa. Noi giochiamo sulla metà campo avversaria e portiamo presenza entro l'area rigore come un buon sviluppo di gioco. Il gol è un po', ci poteva tagliare le gambe, invece mi è piaciuta anche la reazione della squadra, che voleva a tutti i costi portare via il risultato positivo, e l'ha fatto con merito. Quindi questa è la cosa che mi rende, ecco, soddisfatto della mia squadra, perché al di là che uno gioca sempre per vincere, ci abbiamo provato in tutti i modi, e alla fine sembra che era troppo una sconfitta per la prestazione di oggi.